Sconfitta con la Reggiana e pareggio con l'Entella. Non è certo iniziato nel migliore dei modi il ciclo degli scontri diretti per il Pescara. Domani alle 21 un'altra tappa di questa fase saliente della stagione del Delfino, visto che all'Adriatico Cornacchia arriva il Modena. La consapevolezza è che ripetere la medesima prestazione di sabato contro la Fermana vorrà dire fallire l'obiettivo. La confusione di idee palesate in buona parte della gara e l'approccio disastroso alla partita sarebbero fattori deleteri. Ecco perché Gaetano Teri potrebbe tornare al 3-4-3, abbandonato sabato ma con risultati rivedibili. Non ci sarà Cancellotti squalificato, tornano in lista Drudi e Rizzo e allora il trio di difesa sarà composto da Iannes, Ingrosso e Frascatore, a meno che non venga rischiato proprio Drudi dal primo minuto. Zappella e Nzita torneranno tra i titolari per occupare le due corsie esterne. Pompetti e Memusciai gli interni. Anche Clemenza e Dursi torneranno tra i primi 11 con De Marchi al centro e con Ferrari pronto a indossare i panni del dodicesimo di lusso. Nel Modena non convocato Marotta, rispetto all'11 che ha steso sabato la Viterbese, l'ex Ciofani, Scarsella e Mosti insidiano rispettivamente Azzi, De Paola e Tremolada. Davanti Bonfanti, convocato, ma uscito malconcio con la Viterbese, non sarà titolare. Al suo posto si rivedrà Ogunseye. La presentazione del match nelle parole dell'allenatore degli emiliani Tesser. Abbiamo la consapevolezza che la qualità tecnica è particolarmente elevata, che è una squadra che gioca in avanti con una mentalità decisamente offensiva, con aggressività importante in mezzo al campo, che la portano anche a rischiare qualcosa in fase difensiva. E quindi questo è quello che mi aspetto dal Pescara. Detto questo di loro, dico sempre che la cosa importante è quello che riusciamo a fare noi. Spero giocare con più tranquillità e serenità, convinzione, la consapevolezza che dobbiamo sbagliare molto poco sotto l'aspetto tecnico, perché la loro aggressività è tanta e quindi dobbiamo essere bravi tecnicamente a uscire e a fare delle situazioni che pensiamo possono essere importanti nell'economia del nostro gioco e giocare con quella personalità che questa squadra deve avere. Direzione di gara affidata a Marco Monaldi di Macerata. Nei precedenti all'Adriatico, biancazzurri vincenti 9 volte a fronte di 2 pareggi e 4 sconfitte. Ultimo episodio nel dicembre 2015 con vittoria biancazzurra firmata dalla Padula 1-0. Ultima affermazione emiliana all'Adriatico nell'ottobre 2010, 0-2 con i guizzi di Mazzarani e Signori.